pomeriggio, amiche e amici di Per Sempre Calcio. Ben ritrovati a questo appuntamento con il calciomercato. Sta tenendo banco la situazione allenatore Roma con Paolo Fonseca a rischio esonero per motivi legati al campo, ma anche ad alcuni problemi con calciatori e dirigenza. Il tecnico portoghese rischia comunque l'esonero, saranno fondamentali le prossime partite. I giallorossi hanno contattato Walter Mazzarri, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Ricordiamo che Sarri è legato con un contratto con la Juventus e difficilmente riuscirà a svincolarsi adesso. Ballano circa 6 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda Allegri, il tecnico ascolterà la proposta, ma difficilmente accetterà una squadra comunque in corsa. Sta facendo largo, quindi l'ipotesi Walter Mazzarri per la panchina. Roma, che sta per ufficializzare lo statunitense Reynolds dai Dallas, che potrebbe andare comunque in prestito. Capitolo Juve. Bernardeschi, visto il minutaggio concesso di da Pirlo, difficilmente andrà via, quindi allarme di entrato per quanto riguarda l'esterno di Carrara. Juventus difficilmente si muoverà sul mercato adesso. C'è un interesse per Mateusz da Berlino, ma nessuno scambio con Bernardeschi. Venendo all'Inter, gli nerazzurri stanno effettuando sondaggi per vari attaccanti, l'ultimo per Origi del Liverpool, ma difficilmente Klopp lo lascerà partire. Conte non si farà troppi crucci se rimarrà con Pinamonti. Capitolo Napoli. Ceruto Milik a Marsiglia, si cerca una sistemazione per Malcuit in Francia, ma le slot per i terzini sono tutte occupate, quindi al 90% non si farà nulla. Per quanto riguarda invece il Milan, è stato ufficializzato Ficario Tomori del Chelsea, mentre attenzione al Mudo Vasquez, il sogno Gomez è difficilmente concretizzabile. Per il Papu c'è anche il Monza di Berlusconi con un commovente tentativo di Galliani, ma è pressoché impossibile che l'argentino accetti la Serie B. Abbiamo concluso, ci rivediamo lunedì con il prossimo appuntamento per il rush finale di calciomercato. Oramai manca 11 giorni. Buona serata.